Benvenuti a questo secondo appuntamento del Bicchiere della Staffa. Questa sera parleremo di un libro davvero molto speciale, di cui sono autori due artisti, uno un poeta, l'altro è propriamente un artista, lontanissimi nel tempo e nello spazio. Uno di essi è Basho, un monaco zen giapponese vissuto nel XVII secolo. L'altro è Ernesto Morales, che è qui con noi. Grazie Ernesto per essere qui stasera, che è un artista italo-argentino, molto noto in Italia e in moltissimi paesi del mondo per un'attività davvero molto intensa che svolge ormai da tanti anni. Ernesto ci parlerà del suo lavoro, del modo in cui si è avvicinato all'opera di Basho, però forse io devo dire qualche cosa su Basho per chi non lo conoscesse. Allora, come vi dicevo, si tratta di un monaco zen vissuto in Giappone nel XVII secolo, che è stato anche un grande poeta, anzi rinnovatore sotto certi aspetti di un particolare genere di poesia, l'haiku. Io sono sicuro che molti di quelli che ci stanno ascoltando sanno di cosa parlo, però per chi dovesse non saperlo mi limito a dire che si tratta di una forma di poesia molto breve, composta di tre versi di 17 more o sillabe, se vogliamo farla più facile, che è iniziata proprio nel XVII secolo, nel 1600, ed è poi continuata e dura ancora oggi. Non solo oggi, si è diffusa un po' in tutto il mondo, anche in Italia abbiamo avuto e abbiamo dei cultori di haiku, e certe volte sono cultori, come posso dire, totalmente imprevedibili. Vi faccio un esempio, sono sicuro di non rivelare nessun segreto. Edda Bresciani, che è stata ed è una grandissima studiosa dell'antico Egitto, ed è l'autrice, per esempio, di una straordinaria antologia di testi dell'antico Egitto che è ancora nel catalogo di Einaudi, è un'autrice di haiku, è una cultrice di questo genere ed una prolifica autrice di haiku. Questo per dirvi come l'haiku è diventato parte anche della nostra cultura, della cultura contemporanea. Non so in Italia, ma sicuramente in altri paesi, per esempio in Francia, esistono dei manuali che insegnano a scrivere haiku. Quindi, insomma, è una realtà molto, molto particolare, molto, se vogliamo, anche stravagante quella dell'haiku. È qualcosa di molto legato alla cultura giapponese, è qualcosa di molto lontano nel tempo, però è anche qualcosa che incontra la sensibilità, l'interesse e il gusto dell'uomo contemporaneo. Vorrei, giusto per farvi capire, se già non sapete tutto di cosa stiamo parlando, leggervi due haiku che traggo proprio da questo bellissimo libro di cui parleremo questa sera. Allora, il primo: erba d'estate, sol questo rimane di glorie guerriere. Poi un altro, più giocato sulla natura, sugli elementi della natura, che sono peraltro sempre presenti nell'haiku, diciamo così, classico. La prima neve, gli steli dei narcisi piegano un poco. Ecco, voi vi rendete conto di quale particolarissima sensibilità esprima l'haiku, no? E forse da questa sintesi estrema, no, possiamo anche capire il fascino che esercitano sull'uomo contemporaneo, sulla cultura contemporanea. Ma di questo, secondo me, è bene parlare con Ernesto Morales, perché in fondo lui è la prova vivente, diciamo così, di quanto questa forma di poesia oggi ci parli, e anzi direi che ci parli con una particolare intensità. Per cui ritorno a dire grazie Ernesto per essere qui, e la prima domanda che vorrei farti è:
Com'è che un artista completamente coinvolto nella contemporaneità si avvicina a questo tipo di poesia? Che tipo di richiamo ha esercitato su di te Laiku e in particolare Basho e se vogliamo poi anche il mondo giapponese? Bene, buonasera a tutti, buonasera Ezio, grazie per questo invito. È davvero un piacere poter condividere con voi stasera alcune poche parole, qualche riflessione riguardo questo lavoro che per me è molto sentito per diversi aspetti. Uno, cercando anche di rispondere a quello che mi chiede Ezio, su qual è stato il mio collegamento con l'Aiko, con il mondo orientale, con il Giappone. Ed è molto sentito parlare di questo perché mi evoca tanti ricordi. Voglio dire, devo risalire un po' quando avevo 20 anni, ero a Buenos Aires, studiavo all'Accademia delle Belle Arti, facevo i primi anni praticamente. All'epoca mi interessava molto certo tipo di arte occidentale, europea o americana, quell'arte degli anni 50, soprattutto penso a artisti come Antoni Tàpies, l'artista catalano, penso alla scuola invece newyorkese, Motherwell, Klein, Mark Tobey in San Francisco, artisti che erano legati a tutto quel mondo della filosofia esistenzialista, però che a un certo punto si aprono alle filosofie orientali, no? Iniziano ad arrivare in Europa, negli Stati Uniti, alcune traduzioni del pensiero Zen fatte da Suzuki, c'erano i testi di Alan Watts, e quindi tutti questi artisti si nutrivano da quelle nuove esperienze filosofiche perché aprivano un mondo, dal punto di vista visivo, nuovo. E si aprivano all'esperienza del vuoto a livello compositivo, a lavorare i materiali della pittura ad un modo nuovo, inedito, no? Penso soprattutto al caso di Tàpies, no? Che si nutriva dell'esperienza dell'informale, di Fautrier, di Buffet, di tutti quegli artisti. Allora, a Buenos Aires, nel Museo delle Belle Arti di Buenos Aires, nella sala principale, ci sono praticamente tre grandi dipinti di Tàpies che lui aveva fatto negli anni 60, dei dipinti molto importanti, molto grandi, due di questi di 6 metri per 4. Allora io questi dipinti per circa 4-5 anni, quasi tutte le domeniche andavo a vederli. Era per me una cosa quasi come un rito. Dopo pranzo prendevo l'autobus da dove vivevo con i miei genitori, andavo al Museo delle Belle Arti, mi fermavo lì un'ora a studiare solo questi dipinti. Me lo sapevo a memoria praticamente. Però era così tanto che mi avevano colpito questi dipinti che inizio poi a studiare anche il pensiero di Tàpies e scopro che lui era stato un grande scrittore, un grande saggista. Viveva all'epoca Tàpies, no? E leggendo i suoi scritti inizio a entrare in confidenza con tutto quel mondo legato alle filosofie orientali. Quindi questo è stato un primo approccio, un primo approccio però che coincide con altri. Coincide ad esempio con, sempre in quel periodo, una passeggiata che facevo nel parco giapponese di Buenos Aires, dove c'era una coppia di anziani giapponesi che in una festa annuale che organizzavano legata al Giappone, facevano una dimostrazione di pittura sumi, no? Questa tecnica di pittura giapponese fatta con la china e col pennello in forma verticale, perpendicolare al foglio. E mi aveva colpito molto la determinazione con la quale loro trattavano la carta, quella carta del riso così sottile, quel modo preciso di prendere il pennello e dare una pennellata senza ritocchi. Era un livello di concentrazione che vedevo in loro che mi aveva veramente colpito, al punto che poi sono riuscito ad entrare in confidenza con loro, attraverso qualche insistenza mia per poter imparare la loro tecnica. È così che anche loro iniziano a introdurmi in questa dimensione delle filosofie estremo orientali. In quelle serate che io passavo a casa loro, dove andavo a dipingere e mi insegnavano alcune tecniche di pittura giapponese, e spesso se leggevano degli haiku, di autori vari, tra cui anche Basho. E quindi lì io ho conosciuto Basho. Poi, l'altro aspetto, sempre nello stesso periodo,
A Buenos Aires, diciamo, c'è molto, si frequentano molto le caffetterie, c'è questa cultura delle caffetterie, no? Delle caffetterie che sono aperte anche tutta la notte, no? E allora una volta, mentre uscivo dall'Accademia delle Arti, studiavo la sera, era mezzanotte, praticamente vado in una di queste librerie e trovo un libro di Borges, che all'epoca io leggevo molto, e leggo tuttora Borges, sono un appassionato dei suoi scritti. E questo libro, La Cifra, un libro dell'81, che lui scrisse dopo il suo viaggio in Giappone. Questo libro contiene 17 haiku. Da quel momento è stato uno dei libri che mi ha accompagnato in ogni viaggio che ho fatto, quando sono venuto poi nel 2006 qui in Italia. Ogni viaggio è un libro che mi accompagna. E questo perché, oltre alla sua bellezza, tutto ciò che ci può dire, in me leggere questi haiku, come anche quelli di Basho, in realtà è sempre un'esperienza nuova per me. Questi tre versi mi evocano sempre sensazioni, emozioni, pensieri sempre diversi, no? Haiku che sono sempre gli stessi, nel caso di Borges sono 17 poesie che lui ha scritto, ma sono sempre diverse, no? E questo modo, forse penso, è entrato dentro di me, dentro del mio modo di intendere la pittura, l'arte, la vita, diciamo, no? Questo modo di cercare di andare all'essenza delle cose, all'essenzialità delle cose, a fare spazio, no? Coincide tutto questo anche con, era tutto un insieme, no? Che vivevo in quegli anni, con l'avvicinarmi io alla pratica dello Zen, la filosofia Zen giapponese, no? Che in Giappone si chiama Zen, che ha tanti altri nomi in altri paesi, no? E allora inizio a frequentare un dojo a Buenos Aires, nonché per un lungo periodo anche un monastero Zen che si trova a Córdoba, al nord di Buenos Aires, dove, oltre a praticare quella particolare forma di meditazione, c'erano dei monaci che dipingevano, e io dipingevo con loro. E così parlavamo spessissimo, parlavamo di poesia, di pittura, di natura, di ciò che accade intorno a noi, di come quel mondo che vive intorno a noi vive dentro di noi e come noi siamo collegati a questo mondo, come siamo un qualcosa di indifferenziato in parte, no? E allora da lì inizia gradualmente a entrare molto profondamente tutta quella dimensione, no? Che riguarda un modo di concepire la vita, l'esistenza, di vivere l'arte. E non è stato facile, devo dire, no? Nel mio percorso, perché io ho una formazione naturalmente occidentale, no? E quindi studiavo l'occidentale, studiavo la storia dell'arte, no? Quindi che ha un approccio verso la dimensione visiva, verso la composizione dello spazio, della forma, completamente diversa da quella dell'arte estremo orientale. E allora ho dovuto lavorare molto, no? Per cercare di capire, no? Per riuscire a fare una sorta di sintesi, no? Simbolica, formale, tecnica, che potesse mettere insieme queste parti, no? Queste due parti, no? E così è stato il mio primo approccio, ecco. Ecco, dunque, quando è nato il progetto di questo libro, di cui tu sei autore a pieno titolo, soltanto le traduzioni non sono tue perché sono della bravissima Yuko Fujimoto, come ti sei mosso? Cioè, sarebbe interessante, credo, per chi ti ascolta, capire qual è stato il tuo percorso, come hai scelto gli haiku e dopo averli scelti, come ti sei avvicinato proprio come artista all'haiku stesso, no? Perché poi magari ci farai vedere qualche tavola di questo libro. Tu hai scelto comunque una strada molto legata alla tua ricerca, al tuo lavoro e per nulla illustrativa, se dobbiamo intendere questo aggettivo proprio nel senso più letterale, no? Di un'immagine che dà forma in modo appunto letterale ad un testo. Tu hai scelto ovviamente giustamente un'altra strada. Ma
Credo che potrebbe essere interessante, se hai voglia, se puoi, ricostruire proprio un po' il percorso che hai seguito. Sì, è stato un percorso appassionante, devo dire, no? Dall'inizio, dall'inizio. È molto particolare. L'ho vissuto in ogni momento come una grande sfida con me stesso, no? Soprattutto per l'inizio, no? Del concepimento di questo, no? Era marzo del 2020, io appena rientravo da una mostra che avevo fatto a New York e dovevo subito ripartire per altre mostre che avevo in programma, no? Inizia a venire fuori tutto questo che stiamo vivendo adesso della pandemia, le mie mostre all'estero iniziano a essere annullate una dietro l'altra perché i musei chiudevano, le gallerie chiudevano. Io ero in Italia, a Torino. Allora, a un certo punto mi sono detto, bene, forse è il momento ideale, visto che dovrò stare qui in Italia, a Torino, per un lungo periodo, concentrarmi a fare un progetto completamente nuovo, che metta veramente in discussione quello che io stavo facendo. Avevo bisogno, io personalmente, anche di aprire una strada nuova, non nella mia ricerca artistica. È così che in quel periodo, in quel momento, stavo rileggendo nuovamente gli haiku di Borges, che avevo lì sempre, che ho sempre lì vicino, nella parte dove dipingo, e vengono fuori, no, queste poesie di Borges, poi rilego di nuovo Basho, e vengono come a filigrana tutti questi ricordi, no, che vi raccontavo all'inizio, no? E mi sono detto, bene, forse è il momento giusto per portare avanti questo progetto sugli haiku, che era un progetto che io volevo fare da tanto tempo, però non trovavo mai né il tempo per farlo, neanche le condizioni anche mentali per poterlo fare, per poter affrontare un discorso visivo, formale, nuovo per me, completamente diverso. E allora la prima cosa che ho fatto è stato leggere, studiare Basho, cercare di studiarlo in profondità, e così ho letto tanto, tanto di Basho, traduzioni anche diverse. E per poi cominciare a fare una selezione di haiku di Basho che parlassero di natura, di cambiamento, di impermanenza, di interconnessione degli elementi. È vero che quasi tutti gli haiku di Basho si avvicinano a questo tema, però io quello che ho cercato di fare è far sì che questi haiku potessero vivere dentro di me. E quindi le leggevo, le facevo decantare, cercavo di assimilarli, li vivevo, ecco, no? E questo mi ha portato a fare una selezione di haiku, 33 per essere precisi. Dopodiché si è messo il problema di come affrontarlo dal punto di vista visivo, perché io non volevo fare un'illustrazione, come ben hai detto tu, Ezio, degli haiku. E non volevo nemmeno fare un certo tipo di pittura o approccio visivo alla giapponese, cioè o la china, o concepire gli spazi visivi come si concepiscono in Giappone, perché non è la mia cifra stilistica, non è parte della mia ricerca. Io volevo parlare degli haiku con i miei codici, però dovevano essere anche codici nuovi, anche codici diversi, perché quando io concepisco un'opera, quando faccio un dipinto, io lo faccio per far vivere prima dentro di me e poi anche chi osserverà il dipinto, un'esperienza che accade quando uno è di fronte a un dipinto e allora lì avviene l'esperienza dell'arte. Il dipinto non è fatto per essere pubblicato in un catalogo, è fatto per essere visto dal vivo, poi può essere anche pubblicato in un catalogo. Quel processo è inverso. Il processo era creare un'opera visiva che possa funzionare bene in un libro. Poi magari non può piacere l'originale, ma nel libro deve funzionare, no? E deve avere una coerenza stilistica, formale, conseguenziale. E allora ho fatto un'indagine anche con tecniche nuove, tecniche che io non utilizzo frequentemente, in questo caso tecniche secche, no? Sto parlando del carboncino, del pastello, del gesetto, tecniche un po' diverse che adesso proverò a illustrarvi qualcosa per chi non ha visto il libro. E dopodiché, una volta che ho fatto questa indagine sulla tecnica, bene, ho iniziato a costruire queste immagini, che anche lì è stato un lavoro bello perché inizialmente ho pensato un ordine, poi quell'ordine, una volta che le immagini venivano fuori, iniziato a proporsi un altro tipo di ordine. È stato anche lì una sorta di piccola sinfonia. Vi faccio vedere qualche dettaglio del lavoro che ho fatto. Ecco sì, secondo me se si vede qualche tavola sarebbe la cosa più bella. Vediamo se riesco. Ecco. Ad esempio, credo che si vede.
Questa è Bambù de Saga, è uno degli haiku, che è anche quello scelto in copertina, dove ho cercato di lavorare. Il mio lavoro riguarda molto la natura, no? Per me parlare di natura è parlare dell'uomo, parlare dell'uomo è parlare di natura, di cosmo. Sono elementi che per me sono sempre interconnessi nella rappresentazione, nel mio lavoro, nella mia ricerca. E qui, in questo caso, questi bambù sospesi nel vuoto, questa forma quasi labirintica, ecco, diciamo, no? Dove perdersi, dove ritrovarsi. In questo caso, invece, siamo in una tecnica diversa, qua siamo lavorando col carboncino, no? Queste nuvole che parlano di impermanenza, di trasformazione, del carattere etereo di tutte le cose. Qua abbiamo un altro. Vi faccio vedere solo dei piccoli frammenti, sono tutte opere a doppia pagina. Mi sembra che queste tavole diano già una bella idea di quello che è lo sviluppo del volume. Sarebbe bello, appena la vita tornerà ad avere dei ritmi normali, presentare il libro con le persone, davanti alle persone, con magari le tue tavole vicino, perché questo creerebbe una bella dialettica fra quello che è proprio il lavoro d'artista in senso stretto e quella che è invece la costruzione del libro con i testi di Basho. Ci sono già delle librerie che ci hanno chiesto di pensare ad una presentazione, per esempio una libreria che noi amiamo molto qui a Torino, quella di Borgo Po, vorrebbe presentarlo. Bisogna che naturalmente i tempi diventino più favorevoli a questo tipo di cose, ma prima o dopo lo faremo. Una domanda, secondo te questo gli haiku, questo tuo lavoro così di fine, raffinata sintonia con la poesia di Basho, quali corde tocca nell'animo contemporaneo? Allora, io credo che per quanto mi riguarda è un invito alla leggerezza, un invito alla contemplazione, all'osservazione del mondo, del nostro quotidiano, a immedesimarci con questo, è un invito, secondo me, molto profondo verso la natura, verso il rispetto della natura, verso un'idea di collegamento profondo, interiore, no? Con tutto ciò che abbiamo intorno. Almeno così lo vivo io, così per me sono queste poesie, questi haiku di Basho. E credo che in un periodo storico, tranne questa parentesi che stiamo vivendo adesso, che spero veramente che sia una parentesi, vivevamo in modo a volte un po' frenetico, no? E queste poesie invece sono un invito alla lentezza. È una lentezza che secondo me è giusto viverla. È giusto viverla perché aiuta a accompagnare i nostri ritmi più autentici, i ritmi della natura, l'osservazione della natura. Credo che anche quello che invece per questa parentesi ci sta forse insegnando è che è molto importante collegarci a questa lentezza, a questo ritmo interiore, alla nostra interiorità, alla nostra psiche, ai nostri pensieri, alla nostra capacità di contemplare il mondo intorno a noi. E credo che questi haiku siano un invito in questa direzione. Penso che la lentezza sia comunque proprio una cifra che ti corrisponde molto, perché io vedo dei bellissimi quadri, delle bellissime opere tue dietro di te, no? E se ricordo bene quello che
mi hai raccontato quando ci siamo visti più di una volta nel tuo studio, sono il frutto di una stratificazione sempre molto minuziosa e quindi anche molto lenta, no? I colori sono preparati da te seguendo certe, diciamo, regole, ricette, e comunque ogni quadro contiene una stratificazione, un lavoro molto su cui ritorni molto, insomma, no? Anche questo potrebbe essere interessante. Dacci qualche idea della tua tecnica. Non parliamo del libro in particolare, ma parliamo delle tue opere. Sì, diciamo che da più o meno 20 anni, diciamo che la mia pittura è incentrata nella rappresentazione della natura, una natura che possono essere foreste, boschi, che possono essere cieli, nebulose, rappresentazione del cosmo, nuvole, a volte scorci di città vuote. Una natura che io tendo a lavorare quasi sempre con lo stesso soggetto, un soggetto però che cambia, che muta, che è mutevole, proprio come le nuvole o come le foreste che io realizzo, no? E che le lavoro con olio su tela, attraverso velature, è un lavoro molto molto lento, posso impiegare 2, 3, 4 mesi a realizzare ogni dipinto, ma va bene così, perché è un lavoro che inizia a crearsi quasi senza struttura, e poi gradualmente inizia a comparire questa immagine attraverso l'organizzazione della luce. Infatti, quasi tutto è incentrato nella rappresentazione di quella luce, una luce che indica gli spazi che sono mutevoli, che indica una forma quasi volumetrica che sono le nuvole che parlano di impermanenza, di cambiamento. E quindi per me è importante quell'approccio, sì, infatti quella lentezza non è che io cerco la lentezza, è un modo di fare, un modo di lavorare, no? Che richiede rispetto, che va verso una sorta di simbiosi con la pittura, no? Di vivere quotidianamente. Io sono uno anche molto metodico, vengo ogni giorno al mattino, dal mattino alla sera, tutti i giorni in studio, e lì accadono le cose, nello studio, nella lettura, nel prendere un pennello, di creare il colore, di miscelare, di lavorare con le polvere, diciamo, con le quali posso creare il pigmento. È tutto un percorso molto molto graduale di trasformazione della natura e di rappresentazione della natura, come se fosse un qualcosa di indistinto. Ecco, per concludere, perché in realtà ci stiamo avviando alla conclusione, una domanda se vuoi un po' stravagante, nel senso che abbiamo parlato di grandi artisti come Tapies o altri che hai citato, abbiamo parlato molto di Oriente, di Giappone, di Haiku, e l'Argentina, dov'è l'Argentina nel tuo lavoro, nella Oh. tua sensibilità, nella tua storia non personale ma artistica? Ma l'Argentina è in ogni cosa, nel mio cuore, nel mio pensiero, nel mio quotidiano, in ogni gesto. Io credo che in ogni gesto pittorico che cerco di trasferire sulla tela c'è tutta la mia infanzia, la mia adolescenza, la mia giovinezza, c'è tutto quel mondo nel quale io sono cresciuto, che amo, per il quale provo una forte nostalgia nel senso positivo del termine. E lì, è in quella linea d'orizzonte che io metto sempre sotto, in basso, i miei dipinti, no? Quell'orizzonte, quella linea, quell'orizzonte piatto che uno vede nel centro dell'Argentina quando uno viaggia, no? Un orizzonte irraggiungibile. No? E questo che sia un orizzonte irraggiungibile per me è qualcosa che mi carica, no? Che mi dà tanta energia, perché mi dice che se può ancora esplorare, se può ancora indagare, se può ancora fare ricerca, c'è tanto da scoprire, no? Benissimo, io davvero spero che questa bella chiacchierata possa essere ripresa in un'altra situazione dal vivo, perché sono sicuro che il pubblico avrebbe molte cose da chiederti, anche perché hai seminato davvero così molte suggestioni, quindi insomma sono certo che le domande e gli interventi non mancheranno. Allora, dobbiamo concludere il nostro incontro naturalmente con il rituale che dà il titolo, no? Alla serie, quindi bevendoci il bicchiere della stappa. Sì, Alla tua, a Bascio sì. e eventualmente al nostro Limmo.
Sì, grazie Ezio della fiducia, Lindau, grazie Grazie per questa molto a serata. te e al prossimo progetto. Grazie. Ciao.